Carissimi amici di Fede e Cultura, bentrovati a questa nostra nuova diretta. Sapete bene che siamo in Settimana Santa e quindi quale occasione migliore per tornare a parlare, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, tornare a parlare della Sacra Sindone, questa reliquia che sta molto a cuore a noi cattolici, e ne parliamo con la professoressa Emanuela Marinelli e con il professor Marco Fasol. Bentrovati entrambi, grazie per essere qui con noi. Grazie. Grazie, grazie, buona serata. Ecco, Marinelli e Fasol sono autori di questo libro, Luce dal Sepolcro, indagine sull'autenticità della Sindone dei Vangeli, con la presentazione del cardinale Agostino Vallini, un vero best seller che analizza dal punto di vista scientifico e storico la Sindone per dimostrarne ovviamente l'autenticità. È un vero best seller tradotto in tantissime lingue. Trovate tutti i riferimenti, naturalmente anche alle edizioni lingue diverse, sul nostro sito www.fedecultura.com. Prima di entrare nel vivo, vorrei leggere la breve presentazione dei nostri ospiti, nonché nostri autori, dalla quarta di copertina proprio del libro Luce dal Sepolcro. Emanuela Marinelli, laureata in scienze naturali e scienze geologiche presso l'Università La Sapienza di Roma, ha insegnato in scuole statali, conferenziera in Italia e all'estero. Ha scritto moltissimi articoli e all'epoca, quando è uscito il libro, 16 libri. Non so se nel frattempo sono aumentati. Ecco, Sono adesso 22. 22 libri sulla Sindone, tradotti in varie lingue. Tra questi, La Sindone, storia di un enigma, La Sindone, analisi di un mistero, La Sindone, testimone di una presenza e Alla scoperta della Sindone. Marco Fasol si è laureato in filosofia presso l'Università Cattolica di Milano e si è diplomato in scienze religiose presso lo Studio Teologico San Pietro Martire di Verona. Insegna storia e filosofia nei licei alle Stimmate di Verona ed è autore di vari saggi, tra i quali il bestseller Il Codice Svelato, che difende l'autenticità storica dei Vangeli, e poi I Vangeli di Giuda, pubblicati tra l'altro in una nuova edizione noi di Fede e Cultura. Ecco, qui vedete adesso in sovrimpressione la copertina, parleremo anche in parte, affrontando l'argomento, parleremo anche del contenuto di questo testo, un saggio che approfondisce gli apocrifi gnostici, e poi Eros greco e Amore cristiano. Tutti questi libri sono editi da Fede e Cultura. Bene, allora, la Sacra Sindone. Vorrei partire con un commento. Intanto do il benvenuto anche al professor Zenone, che nel frattempo ci ha raggiunti. Bentrovato, professor Zenone. Grazie Gaetano, ciao Marco e ciao Emanuela, grazie di essere qui con noi. Scusate il ritardo, ma i miei consueti problemi mi hanno impedito di venire prima. Grazie di essere qui con noi. Ecco, dicevo, vorrei avviare il dibattito, l'argomento, leggendo un commento di critico comparto sulla nostra chat, già prima di avviare la diretta. Vediamo se riesco a mostrarlo in sovrimpressione, dell'amico Alessandro Anzi, che scrive: La Sindone è un falso storico medievale, è un'icona che rappresenta il Cristo, ma non è il vero sudario che lo avvolse alla sua morte. E per di più, la Chiesa Cattolica non ne ha mai riconosciuto l'autenticità. Professoressa Marinelli, è vero? Beh, le fonti di questa affermazione noi non possiamo sparare così giudizi senza documentarli. Quindi, questo signore avrebbe dovuto dire perché fa queste affermazioni. Purtroppo io sono nel campo scientifico. Il campo scientifico si basa strettamente su cose dimostrabili e questo signore non ha dimostrato niente. Perché? Come fa a dire che la Sindone è medievale? Probabilmente ricorda ancora quella vecchia datazione fatta con il carbonio 14 addirittura nel 1988, che decretò che la Sindone era falsa. Ma quella datazione fu fatta prelevando un campione da un angolo che era proprio il meno adatto perché era il più inquinato. E comunque tutta la Sindone è stata in mezzo a incendi, a traversie,
che non la rendono un campione adatto per la prova radiocarbonica, perché noi dobbiamo cercare con la prova radiocarbonica quanto carbonio radioattivo rimane di quello che era nella pianta di lino e non ci devono essere contaminazioni successive. È ridicolo soltanto pensarlo, l'hanno voluta fare per forza, però è come andare a fare l'analisi del sangue dopo aver fatto colazione, la glicemia sarà alterata. Ora, questa prova è stata smentita scientificamente e definitivamente nel 2019 con un articolo che abbiamo pubblicato io e altri tre studiosi, Tristan Casabianca, il professor Benedetto Torrisi dell'Università di Catania, statistico, e il dottor Giuseppe Pernagallo. Che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo avuto a disposizione i dati grezzi, cioè tutto il faldone di 700 pagine di tutte le misure fatte nei laboratori. Un pezzettino che era stato analizzato era un pezzettino di 3 centimetri. Ogni laboratorio, Oxford, Tucson e Zurigo, aveva avuto un francobollo di tessuto e lì ha fatto queste misure. Ma da un punto all'altro di questi 3 centimetri c'è uno scarto, risultato dai dati, dai loro dati, di 150 anni. Ora, in 3 centimetri cambiano 150 anni. La sindone è quasi 4 metri e mezzo. Allora quel campione non rappresenta nulla. Questa smentita è stata pubblicata su Archeometri, rivista dell'Università di Oxford, che ci ha dato degli attestati di benemerenza per questo articolo e ci ha anche ringraziato per la disponibilità che abbiamo dato a questa ricerca. Con questa ricerca noi abbiamo dato più visibilità proprio alla rivista, ad Archeometri. Quindi questo, togliamo di mezzo questa questione. Il silenzio storico. Ma quando sono stati pescati i bronzi di Riace? Ma c'era una pergamena insieme in un tubo che documentava l'origine, cioè nessuno ha obiettato che fossero falsi, non c'avevano storia, ma sono stati messi subito al museo come certo, se avessero pescato dal mare della Calabria una statua di Gesù e una della Madonna si scatenavano, perché c'è gente che è allergica a Gesù. Ultima cosa, intanto la sindone non va chiamata sudario, perché il sudario è un'altra cosa. In italiano noi facciamo confusione, diciamo che il sudario è il lenzuolo funebre, ma il sudario era un fazzoletto per asciugarsi il sudore. E nel caso della sindone non c'entra col sudario. Giovanni, quando entra nel sepolcro, vede i teli posati, cioè la sindone afflosciata, svuotata, e il sudario da una parte. Questo sudario esiste ancora, si trova a Oviedo, in Spagna, c'ha sangue umano come la sindone, lo stesso gruppo sanguigno. Ci sono confronti dei polline, adesso non entriamo nel dettaglio, però che il sudario sia la sindone già è sbagliato. Poi la Chiesa Cattolica non l'ha mai riconosciuta. Questo signore non è stato a Torino, perché a Torino, dove è conservata la sindone in una teca super tecnologica, sopra nel Duomo di Torino, chiunque lo può vedere, c'è un drappo ricamato dove è scritto in latino Tuam sindonem veneramur Domine et tuam recolimus passione. Per chi non sa il latino, io l'ho studiato perché c'ho una certa età. Veneriamo la tua sindone, Signore, e meditiamo sulla tua passione. Quindi basta con queste sciocchezze, pescate a casaccio su internet e documentiamoci anche nel fare le obiezioni. Bisogna documentarsi su un minimo di buonsenso, non si può andare avanti così a perdere tempo a rispondere a obiezioni che non lasciano il tempo che trovano, cioè se uno non vuole credere a niente, affari suoi. Ma insomma, la sindone è stata studiata da oltre 30 discipline scientifiche, è l'oggetto archeologico più studiato e autenticato al mondo. Insomma, se poi dà fastidio a Gesù e uno si faccia le prove allergiche, c'è chi è allergico ai pollini, c'è chi è allergico a Gesù, sicuri. Beh, Emanuela, se pensiamo che c'è gente addirittura che dice che Gesù non è mai esistito, che è un'invenzione dei preti, roba di questo genere, che non c'è nessuna prova storica dell'esistenza di Cristo,
capiamo perché ci sia qualcuno che spari queste sciocchezze con questa leggerezza, con questa superficialità, mai evidentemente fondando quello che dice. Quindi non c'è limite alla stupidità e alla disonestà umana, ma in base ai tuoi decenni di studi scientifici, ripeto, scientifici, sulla sindone, sui pollini, su tutti gli aspetti medico-scientifici della sindone, e quanto siamo sicuri da 1 a 10, usiamo dei termini quasi da scuola media, scuola superiore, di quanto siamo sicuri da 1 a 10 che sia davvero la sindone di Gesù Cristo quella? Ecco, è stato fatto un calcolo di probabilità da un matematico, professore, docente all'Università di Torino, il professor Bruno Barberis, che per molti anni è stato direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone. Lui ha preso in esame 7 coincidenze fra l'uomo della sindone e il Vangelo. E di quali sono queste coincidenze? Poi possiamo parlare, può parlare il professor Fasol. Ma queste coincidenze, queste sovrapposizioni, hanno avuto una storia che è la stessa. Portano a un calcolo di probabilità tale che la probabilità che l'uomo della sindone non sia Gesù è una su 200 miliardi, cioè 200 miliardi di crocifissi non ci sono stati. E poi, ma quale crocifisso è stato messo in un lenzuolo così pregiato? Li buttavano alla fossa comune. E quale crocifisso comunque ci sarebbe rimasto solo 36 ore? Perché il sangue dimostra che il contatto è avvenuto per circa 36 ore. E quale crocifisso ci avrebbe poi stampato la sua immagine? Questa immagine è stata studiata dagli scienziati, dai fisici dell'Enea di Frascati, che hanno riprodotto l'ingiallimento che ci dà l'immagine con un laser ai cimeri, un laser che produce una fortissima radiazione ultravioletta. Hanno ottenuto lo stesso colore giallino e la stessa profondità. Ma c'è un nuovo rapporto tecnico Enea uscito pochi mesi fa che dimostra con la spettroscopia Raman che ci sono anche gli stessi legami chimici che si trasformano. Quindi l'immagine che c'è sulla sindone e l'immagine di ingiallimento, diciamo, perché per fare tutta l'immagine della sindone ci vorrebbero 10.000 laser, non si può fare. Però questo ingiallimento si può spiegare solo con una fortissima luce. Allora ce la ricordiamo la trasfigurazione? Gesù brillò come il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Se al momento della resurrezione è avvenuta una cosa del genere, noi possiamo spiegare l'immagine. L'immagine ci porta lì, alla soglia della resurrezione. Se qualcuno non vuole credere, è un problema suo, ma gli elementi però per credere li abbiamo e li forniamo. Sì. Vorrei ripetere la stessa domanda anche a Marco, sotto una prospettiva diversa evidentemente. Marco, non sei un sindonologo, sei un esperto della storicità dei Vangeli, i Vangeli quelli canonici, ma anche la dimensione storica dei cosiddetti Vangeli che canonici non sono, i Vangeli gnostici o in questo genere insomma di letteratura, e anche per te. Quindi siccome c'è un rapporto tra sindone e racconto storico dei Vangeli della Passione di Cristo, da 1 a 10, quanto possiamo dirci sicuri, in base a quello che conosci, della autenticità del lenzuolo, del sacro lenzuolo, come appartenente proprio a Cristo? Ecco, direi proprio che c'è una coincidenza impressionante. Perché nei Vangeli si racconta la flagellazione, l'incoronazione di spine, la crocefissione e sono proprio gli elementi di cui non abbiamo nessun documento storico che ci attestino appunto che coincidono in un'unica persona, perché il condannato alla crocefissione non veniva flagellato, tantomeno veniva incoronato di spine. E soprattutto la formazione dell'immagine, vero, derivante da un irraggiamento di luce ultravioletta, è un fatto assolutamente unico nella storia. Quindi diciamo che la sindone conferma proprio i racconti evangelici. I racconti evangelici, a loro volta, possono essere, da un punto di vista storico, documentati in base al criterio di concatenazione o spiegazione necessaria. Allora, noi dobbiamo
partire da una certezza storica, che Gesù Cristo è stato crocifisso e morto in croce. Questo lo dicono tutti i quattro Vangeli canonici, lo dicono anche i Vangeli apocrifi, le lettere di San Paolo, anche Tacito, che è uno scrittore vero latino, anche Giuseppe Flavio, che è uno scrittore ebreo non cristiano. Quindi diciamo che Gesù sia morto in croce è una certezza storica incontrovertibile. D'altra parte abbiamo un'altra certezza storica, e cioè che dopo tre giorni dalla crocifissione, gli apostoli sono cambiati radicalmente, sono andati in tutto il mondo, sono morti martiri, per dire che quel crocifisso flagellato, umiliato, incoronato di spine, è l'unico vero Dio, il creatore del cielo e della terra. Allora ci troviamo di fronte a un capovolgimento impressionante, vero, sconvolgente, umanamente inspiegabile. E proprio i Vangeli ci dicono, ci danno una spiegazione, e cioè ci dicono che tra il Venerdì Santo e l'annuncio in tutto il mondo, che sono le due certezze storiche incontrovertibili, è venuta la risurrezione, è venuto l'incontro, è vero, del risorto, che si è manifestato ai suoi discepoli, ha mangiato, ha parlato, naturalmente ha raccontato loro, ha spiegato che la sua vittoria non era la vittoria con la spada, ma era la vittoria con l'amore. Quindi se tu per assurdo togliessi la resurrezione, avresti un'assurdità storica, cioè non riesci a capire questo capovolgimento, perché noi dobbiamo immedesimarci, vero, negli apostoli. Cosa hanno provato Venerdì Santo, la sera del Venerdì Santo? Erano sconvolti, smarrimento psicologico e teologico, sembravano tutte le profezie smentite. Allora non avevano in se stessi le risorse per riprendersi, per rialzarsi. Solo questo intervento straordinario, le apparizioni del risorto, possono spiegare il capovolgimento che è avvenuto. Quindi, ecco, da un punto di vista storico, potremmo dire laico, è vero, laico, perché non è che uno debba avere la fede per affermare la resurrezione. È proprio una concatenazione ragionevole, tanto che anche alcuni studiosi, una studiosa ebrea, ad esempio, docente all'Università di Gerusalemme, ha detto candidamente, io non so cos'è accaduto perché non c'ero, però devo ammettere che devono aver visto qualcosa, perché altrimenti non si può spiegare la storia. Allora, avevo fatto la domanda a tutte e due, da 1 a 10 quanto è probabile che sia veramente il lino di Cristo? Emanuele ha detto 1 su 100 miliardi che non lo sia. E quindi possiamo dire neanche 10, ben più di 10. Marco, da 1 a 10, allora quanto è probabile, sì, che sia il lino di Cristo? Anch'io sono per il 10, certamente. Benissimo, ottimo. Certamente. Grazie. Professoressa Marinelli, quali sono le prove scientifiche più recenti a sostegno dell'autenticità della sindone? Si sta cercando di capire l'origine della sindone. E è stata fatta una indagine molto interessante sul DNA di contaminazione, cioè chi ha toccato la sindone. E questo, il risultato è stato sorprendente ed è stato pubblicato su Nature da un gruppo di genetisti dell'Università di Padova e di Pavia, coordinati dal genetista professor Gianni Barcaccia. Hanno trovato che praticamente un 60% di chi ha toccato la sindone è del Medio Oriente, ma addirittura un 30% dell'India, e c'è soltanto meno del 10% di europei. Questa è una prova fortissima che la sindone non ha avuto origine in Europa. Poi ci sono chiaramente le vecchie ricerche dei pollini che sono state confermate, c'è la dottoressa Marzia Boi, che è una pallinologa dell'Università delle Baleari, che ha evidenziato la presenza di 3 pollini, l'elicriso, il pistacea lentiscus e la ferula, che sono pollini ricavati di piante dai cui fiori si ricavavano dei balsami costosissimi. Quindi chi è questo defunto in croce che ha degli amici o parenti che possono permettersi l'acquisto di un lenzuolo pregiatissimo oggi e di profumi costosissimi? Nicodemo porta 30 kg di questi profumi, una sepoltura
regale, dice la dottoressa Boi. E dove l'ha presa Giuseppe d'Arimatea questa sindone? Non era il comune lenzuolo funebre a tramo ortogonale, era un lenzuolo pregiato a spina di pesce. India, la Mishnah, un testo molto importante per gli ebrei, dice che il pomeriggio dello Yom Kippur, giorno sacro, il sommo sacerdote si doveva vestire di pregiato lino indiano. Ecco, quindi Giuseppe d'Arimatea deve aver comprato la sindone al Tempio. Essendo persona autorevole, membro del Sinedrio, persona facoltosa, poteva permettersi questo acquisto. E quindi le ricerche, certamente le ricerche continuano anche nel campo storico. Non ci dimentichiamo che la sindone è un oggetto da studiare in ambito multidisciplinare. Allora, per quanto riguarda la storia, ci sono delle fonti che dicono che uno degli apostoli, Giuda Taddeo, era il cugino di Gesù, portò la sindone ad essa. Ma è interessante che c'è una fonte islamica, Ali ibn al-Atir, è una fonte del XIII secolo, però le tradizioni noi dobbiamo considerare che erano tramandate molto strettamente, e la memoria, oltre che i testi scritti, era molto importante, di questo professor Fasola ci può parlare, ma Ali ibn al-Atir dice che a Edessa, nel sud-est della Turchia, è musulmano, quindi una fonte non cristiana, nel sud-est della Turchia c'era un panno con l'impronta di Cristo che era stato portato prima a Efeso, attenzione, a Efeso c'era Giovanni con la Madonna, poi a Damasco, ad Antiochia e poi a Edessa, ecco, nel sud-est della Turchia. E allora chi ha raccolto la sindone? Giovanni con Pietro. È verosimile che questo sia stato poi il passaggio, no? Familiare anche, cioè in un primo momento la Madonna con Giovanni e poi il cugino di Gesù che la porta fino ad essa. Questo panno viene portato poi a Costantinopoli e lì si parla di sindone, acquisisce un nome mandilion, cioè panno. Prima si chiamava immagine di Edessa, ma ci sono fonti interessanti. Al Monte Athos è stata trovata una fonte che dice che a Edessa c'era il panno con l'impronta di tutto il corpo di Gesù. Era la sindone piegata, in modo che si vedesse solo il viso. E viene aperto a Costantinopoli e si comincia a formare l'Imago Pietatis. Avete presente quelle immagini di Gesù a mezzo busto che sorge dalla tomba con le braccia incrociate? Ispirata alla sindone. Già le antiche icone erano ispirate alla sindone. C'è un'icona al Monte Sinai del VI secolo. Bastano 60 punti di sovrapposizione per dire che due immagini sono della stessa persona. Queste icone e la sindone hanno 250 punti di sovrapposizione. Quindi la sindone è stato il modello ispiratore. Poi a un certo punto si apre del tutto la sindone, si vede tutto il corpo, c'è il manoscritto Prai di Budapest, che riporta una miniatura in cui il Cristo nudo è steso proprio con le braccia incrociate come sul lenzuolo. Questo lenzuolo scompare a un certo punto da Costantinopoli, ma ricompare in Francia, nelle mani di un crociato, la cui moglie era pronipote di un crociato che si trovava a Costantinopoli durante la Quarta Crociata e può aver preso la sindone. Ecco, recentemente ci sono approfondimenti sulla presenza della sindone a Costantinopoli, è recente un articolo che è stato pubblicato da uno studioso della sindone, Alessandro Piana, che dice che c'è una lettera di Papa Innocenzo III che afferma che a Costantinopoli c'è la sindone. Ecco, quindi vedete che anche le scoperte del campo storico, oltre quelle del campo scientifico, ci avvalorano l'autenticità della sindone. Ma quale falsario avrebbe messo sulla sindone terriccio al naso e alle ginocchia dovute alle cadute? E ai talloni aragonite uguale a quella delle grotte di Gerusalemme? Cioè, chi sostiene il falso forse non si rende conto della fantasia che ha. E Barry Schwartz, che è quello studioso ebreo che ha aperto il più grande sito internet al mondo sulla sindone, il primo e più grande, www.shroud.com, questo fotografo scientifico che ha fatto parte del gruppo degli scienziati americani che ha studiato la sindone nel 78, ironicamente ha fatto una battuta e ha detto: sentite, se la sindone è medievale, allora è un miracolo, perché tutto coincide con un'origine all'epoca di Gesù
e che sia proprio lui. Ecco, ci sono anche nuove datazioni che sono state fatte con metodi alternativi e quindi queste nuove datazioni ci stanno dicendo che la sindone invece appartiene al primo secolo. Quindi bisogna documentarsi. Se uno non si documenta rimane ignorante. Io spesso, adesso non insegno più, sono in pensione, ma quando i miei studenti mi dicevano sono ateo, cominciavamo a parlare e dopo un po' gli dicevo no, tu non sei ateo, tu sei ignorante, tu non sai niente. E quindi se non sai niente è chiaro che non puoi credere a quello che non conosci. E quindi leggi, studia. Io a casa mia ho raccolto una biblioteca di oltre 1000 libri sulla sindone. E ne ho letti parecchie centinaia, dice, li hai letti tutti? No, perché alcuni sono in arabo, in cinese. Però mi sono specializzata su questo perché. Sapete perché ho cominciato a studiare la sindone? Proprio perché sono stati trovati pollini di piante che non esistono in Europa. E il mio professore di botanica, e che io naturalmente ho studiato anche botanica 2 anni per la laurea in scienze naturali, diceva che i pollini sono traccianti, che ci portano all'origine di un oggetto, perché la maggior parte del polline di una pianta cade in un raggio di 200 metri, non più lontano. E allora sulla sindone c'è il polline, per esempio, dello Zygophyllum dumosum, una pianta che cresce solo in una parte della Giordania, una parte di Israele e una parte del Sinai. E quindi il falsario medievale sarebbe andato in Palestina, avrebbe preso i polline della Palestina, avrebbe preso l'aloe e la mirra, l'aragonite come le grotte di Gerusalemme. E qualcuno mi ha detto, e perché non lo poteva fare? Sì, ma per chi? Per chi lo faceva? Cioè, perché poi col microscopio osservava... Ma quale microscopio? Nel 1300 non era stato inventato. E il falsario pensava, poi inventeranno il microscopio. E inventeranno pure la fotografia. E ci facciamo l'immagine in negativo che poi con la fotografia diventa il positivo. E su via. Ma cerchiamo di essere ragionevoli. Non vi piace Gesù? Non vi piace che è risorto? Va bene. Ma la sindone documenta che Gesù di Nazareth è esistito, è stato in questo lenzuolo, ci è rimasto poco, ci ha lasciato un'immagine che non si spiega. E beh, questo è un problema vostro. Noi abbiamo già capito di che si tratta. Sì, vorrei fare, prima di fare una prossima domanda al professor Fasol, visto che siamo un po' a metà della diretta, vorrei fare alla professoressa Marinelli ancora la domanda che forse è quella che interessa più di tutte il nostro pubblico, ossia che cosa ci dice la sindone della passione di Gesù? Cosa ci dice della flagellazione, della Via Crucis, delle tradizionali cadute, no? Secondo no, la devozione caduta 3 volte, dei chiodi, delle stimmate, della piaga del costato? Cosa ci dice di tutto questo? E ci dice che coincide tutto con il Vangelo, ma ci dà maggiori notizie. Perché il Vangelo non ci dice dove sono stati messi i chiodi, se nel palmo della mano o nel polso, ma all'epoca di Gesù non esisteva il poggiapiedi, l'hanno messo gli artisti ricordando forse le crocifissioni nei circhi dove i condannati poggiavano i piedi su una specie di sgabello, c'era un sostegno per i piedi, ma queste crocifissioni nei circhi sono della seconda metà del primo secolo, quindi la crocifissione che vediamo sulla sindone è di prima del 50 dopo Cristo. Ecco, questo bisogna anche dirlo. E allora, non potendo mettere questo poggia, non pensando di mettere un poggiapiedi, inchiodavano direttamente alla croce. Allora il sostegno doveva essere in un punto forte, il polso doveva reggere il peso del corpo, la mano si sarebbe spaccata, si sarebbe strappata. E allora anche qui il falsario medievale avrebbe fatto una sindone non comprensibile per i suoi contemporanei, perché avrebbero detto non è Gesù, non c'ha il chiodo nel palmo della mano. Ancora oggi c'è chi mi dice la sindone è falsa perché Padre Pio aveva le stimmate nel palmo della mano, e io rispondo in Natuzza Evolo ce l'aveva nel polso. Ah, e come mai? È perché Padre Pio non conosceva la sindone, Natuzza Evolo sì. Allora il Signore rispetta le conoscenze del mistico. Se a Bernadette la Madonna parlava il dialetto, vuol dire che quando Dio scende fino a noi per interfacciarsi con noi, per prendere contatto, ecco, è un po' come quando Gesù parla con Tommaso, no? Gli dice, vieni, metti il dito nel foro del chiodo, la mano del costato. Meno male che Gesù è misericordioso con la nostra poca fede, perché altrimenti sarebbero guai. Ecco, quindi la sindone ci dà degli elementi in più, la corona a casco, perché a casco?
la corona è sempre stata raffigurata a cerchio, ma Gesù era re dei giudei. E com'era la corona in Oriente? Era la mitria, il copricapo, era come un cappello. Ecco che Gesù viene incoronato da re dei giudei. E questo falsario non ci pensava di certo di fare la corona a casco. Ecco, ma la ferita del costato è proprio uno schiaffo a quei biblisti o esegeti, non so come chiamarli, che dicono che è un'invenzione della comunità che è scritto dopo tanto tempo, la comunità cristiana si è messa a raccontare le favole e che c'era un certo Giovanni che vede, esce sangue e acqua, il sangue è l'Eucarestia, l'acqua è il battesimo, è tutta un'invenzione. Ecco, la ferita del costato sulla sindone, dicevo, uno schiaffo a questi signori. Voi considerate, non vi scandalizzate, ci sono preti che non solo non credono alla sindone, magari fosse solo quello, ma non credono a molto altro. Io ho discusso con un prete al Sinai, a Santa Caterina, dove c'è il luogo del roveto ardente. E questo prete dice, ma qui Mosè ha visto un pozzo di petrolio. Che cosa ha visto? Un pozzo di petrolio. Il prete era sicuro, ha visto un pozzo di petrolio. Mi scusi, ma se guardate intorno, qui è tutto granito. Se nel granito sorge un pozzo di petrolio, è un miracolo. Cioè, ma lei come fa a dirlo? E io ho la seconda laurea in geologia, ma studi un pochettino. E allora la ferita del costato ci mostra una fuoriuscita immediata, parlo della sindone, di un fiotto di sangue denso, sotto pressione, già parzialmente raggrumato, quindi ferita post-mortale, e segue uno svuotamento di una parte sierosa. Ma guarda un po' che cosa è successo, come muore Gesù? Un grande grido. È il momento dell'infarto. Gesù aveva sudato sangue al Getsemani, anche qui, no, non è che se lo so inventato, ma come, Luca era pure medico, ma il Vangelo mica l'ha scritto Luca, hanno fatto tutti gli altri, questi sapientoni, no? Il sudore del sangue mica esiste. Ci sono casi documentati di ematoidrosi in caso di forte stress, e Gesù lì si stava prendendo sulla schiena i peccati del mondo. In una meditazione al Getsemani, mi ricordo una notte andammo al Getsemani e un padre passionista disse qui c'era il frantoio dove una macina schiacciava le olive fino a spremerle e far uscire l'olio, e qui la macina dei nostri peccati ha schiacciato Gesù fino a farlo sudare sangue, un'immagine forte. E quindi in quel momento Gesù comincia ad avere un attacco cardiaco, si sente molto male, suda sangue, poi sulla croce si completa questo infarto con un grande grido. E allora si allaga il pericardio, la membrana che sta intorno al cuore si dilata, diventa un'emorragia interna, col sangue che esce dal cuore nel pericardio, che rimane fermo perché non batte più il cuore, e quindi chi ha fatto il donatore di sangue sa che le sacche col sangue le muovono, proprio perché non si deve fermare, altrimenti si separa la parte pesante, gli elementi figurati, diciamo, i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine vanno in basso e sopra rimane questa parte chiara, sierosa. E allora questo succede nel pericardio. Allora rimane la stratificazione. Arriva il soldato dal colpo di lancia, è sotto pressione, quindi schizza questo sangue denso e poi si svuota il siero. La sindone ci conferma il sangue e acqua. E quel povero Giovanni aveva detto, e chi ha visto testimonia che è vero e sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Perché insiste Giovanni? Perché non doveva uscire da un cadavere il sangue e l'acqua, non doveva, il cadavere era appeso in verticale, poteva scolare sangue dai piedi togliendo il chiodo dei piedi, il sangue per gravità era andato nella parte bassa del corpo, ma c'era questa emorragia interna. E Giovanni dice, credetemi, perché lo so che è una cosa strana, ma io l'ho vista. Ecco, professor Fasò, ci può dire quanto il Vangelo ci dice quello che è accaduto, non racconti simbolici. E questo è importante. Io ho discusso con una teologa che diceva, fra l'altro era pure al vicariato di Roma, dice, ma quello è un simbolo che è stato inventato. Ho detto, scusi, ma come un simbolo? C'è pure sulla sindone. Cioè, la sindone è falsa, mi ha detto. Ah, la sindone è falsa. Quel giorno questa signora è finita molto male, non doveva dirmi la sindone è falsa. E il Vangelo? Qualcuno dice, anche quello è inventato. Non è una cronaca, non è una cronaca, è un racconto allegorico. Marco, è una cronaca o non è una cronaca? Su,
Questo che vogliamo sapere. Vogliamo sapere quali sono le attinenze, tra i Vangeli e la sindone, se uno conferma l'altro oppure se vanno ciascuno per la sua strada, sono cose diversissime. Io credo che uno confermi l'altro, tant'è che addirittura il vostro libro si chiama proprio Luce dal Sepolcro e mette a confronto le due cose, però sentiamolo dalla tua viva voce, Marco. Io direi che i Vangeli non dobbiamo pensare che siano dei miti o delle leggende, è quello che tanti laicisti sostengono. Userei soprattutto due argomentazioni. L'argomentazione dei manoscritti. I Vangeli hanno il maggior numero di manoscritti di gran lunga di tutti gli altri testi dell'antichità, perché sapete che fino al 1450 tutti i testi venivano copiati a mano dagli amanuensi. Solo con la stampa c'erano le pubblicazioni appunto con caratteri mobili. Allora, un testo antico è tanto più documentato quanto ha il maggior numero di manoscritti. Pensate che il testo classico che ha il maggior numero di manoscritti è l'Iliade, l'Iliade dell'Odissea, 600 manoscritti. Poi abbiamo Orazio, 250 manoscritti. Poi però abbiamo gli autori come lo stesso Platone, Cesare, hanno solo qualche decina di manoscritti. Per i Vangeli abbiamo 5.300 manoscritti greci, 8.000 manoscritti latini, 2.000-3.000 manoscritti armeni, copto, siriaci, quindi complessivamente circa 15.000 manoscritti. Quindi vi rendete conto che i Vangeli sono di gran lunga il testo più documentato della storia, della storia antica. Poi dobbiamo pensare che questi manoscritti sono anche molto antichi. Molto antichi perché abbiamo manoscritti il 7Q5, addirittura a 20-30 anni di distanza, papiro Rylands, papiro Bodmer II, Bodmer XIV e, cosa importantissima, sono tutti concordanti, perché alcuni laicisti, anche giornalisti, dicono che i Vangeli sono stati manipolati, riscritti lungo i secoli. Non è vero niente, perché gli studiosi filologi hanno confrontato questi 15.000 manoscritti, adesso con i microfilm, con le tecnologie moderne, sono disponibili e accessibili facilmente, e hanno visto che c'è una concordanza totale. Naturalmente ci sono degli errori, ma errori ortografici, errori di copiatura, magari saltano un articolo, manca una preposizione, ma non intaccano mai gli errori, non intaccano mai la sostanza. Quindi dobbiamo stare attenti alla disinformazione. Vuol dire qualcosa che è vero, perché se uno ti dice che ci sono migliaia di errori, è vero, ci sono 15.000 manoscritti e quindi è chiaro che ci sono migliaia di errori, ma devi precisare che i manoscritti sono tutti concordanti e gli errori non intaccano mai la sostanza. Questo quindi è il primo argomento a favore della storicità. Un secondo argomento è di carattere linguistico, e cioè dobbiamo sapere che i Vangeli sono stati scritti in greco, però sono stati pensati in aramaico. Aramaico e ebraico sono due lingue molto simili, l'ebraico è la lingua scritta, l'aramaico molto simile, la lingua orale. E nel testo greco troviamo proprio le tracce aramaiche, quindi ci dimostra il testo greco che è stato scritto dagli autori che hanno sentito parlare Gesù Cristo. Pensate che ci sono nei Vangeli 26 parole aramaiche, proprio hanno voluto lasciarci le parole stesse che ha pronunciato Gesù, Abba, lui chiamava suo padre, Dio è vero, Abba vuol dire papà. In tutta la sterminata letteratura rabbinica Dio non è mai chiamato Abba, è chiamato Avinu, Avi, ecco, ma non osavano usare la confidenza del bambino, perché il Talmud dice che le prime parole che impara il bambino sono Abba e Imma, papà e mamma. Ecco, Gesù usava questa confidenza e era rimasta talmente impressa che anche nelle prime preghiere dei cristiani chiamavano Dio Abba. E difatti San Paolo, nella lettera ai Galati e anche nella lettera ai Romani, dice: voi invocate il padre Abba. Ecco, quindi
abbiamo questo sottofondo aramaico. Amen, amen, altra parola ebraica. Purtroppo noi la perdiamo nella traduzione perché diciamo in verità, in verità. Ecco, ma il testo originale ha amen, amen, in verità vi dico, e ricorre 50 volte. Poi Eloi, Eloi, lama sabachthani, è vero, la parola della croce, talita kumi, efata. Poi abbiamo una, la struttura sintattica aramaica. Ci sono ben 130 parallelismi antitetici. Il parallelismo è una struttura linguistica, morfosintattica, che non, è, non viene usata in greco, invece è tipica dell'ebraico, perché si imprima meglio nella memoria un discorso, viene ripetuto con due frasi parallele, una negativa e l'altra positiva. E Gesù usava proprio questa tecnica 130 volte. Vi faccio qualche esempio. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vi è stato detto di odiare il nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici. Ecco, vedi questa struttura? Lui avrebbe potuto dire semplicemente sono venuto per servire, sono venuto per i malati. Le mie parole non passeranno. Però, perché si imprimano meglio nella memoria, lui anticipa la frase negativa. Quindi i Vangeli sono proprio dei resoconti, direi, diretti, di testimoni oculari. Poi ci sono, altro elemento importante della filologia, 100 passivi teologici. Sapete che gli ebrei avevano un grande rispetto per il nome di Dio. Secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. E quindi loro non pronunciavano il nome proprio di Dio, è vero, solo il sommo sacerdote una volta all'anno lo pronunciava nel Santo dei Santi. Loro usavano normalmente la parola il Signore, Adonai. Ecco, Gesù Cristo rispetta questo comandamento e costruisce la frase 100 volte al passivo, in modo che non venga esplicitato il nome di Dio. Beati coloro che piangono, perché non dice Dio li consolerà, ma saranno consolati, in modo che non viene pronunciato Dio. Beati gli affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Bussate e vi sarà aperto. Ecco, e ricorre appunto questa, tutta questa struttura. Poi le ripetizioni, pensate che noi tendiamo a evitare le ripetizioni perché diciamo non sono eleganti. Io come insegnante quando vedo un tema che si ripete due o tre volte la stessa parola segno, dico non è elegante. Invece per i rabbini, per l'uso ebraico, ripetere le parole era molto importante perché facilitava la memoria. Sentite la parabola del seminatore. Il seminatore uscì per seminare il seme. Una parte del seme, vedi come ripete, Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. L'Ave Maria, benedetta tu tra le donne e benedetto è il frutto. Ecco, queste tecniche sono un indizio molto importante per farci capire che non sono stati scritti, pensate che in Unione Sovietica avevano detto che il Vangelo di Giovanni era stato scritto nel 600. Poi ci sono stati anche alcuni dilettanti, vero, che dicono che i Vangeli sono stati scritti nel 200, nel 300. Questo è assolutamente antistorico, sia per la documentazione dei papiri antichi, dei manoscritti antichi, sia per il criterio linguistico. Quindi, vedete, e poi naturalmente abbiamo il criterio della concatenazione di cui ho parlato prima, è vero, noi dobbiamo sempre tener conto che i racconti devono essere collegati con, secondo un meccanismo di causa-effetto. E abbiamo visto che se per assurdo, sapete che anche in matematica ci sono le prove per assurdo, se per assurdo cancellassimo gli incontri con risotto, non capiremo niente della storia. Quindi noi, credendo nei Vangeli, non siamo dei fideisti, cioè delle persone che credono perché, per abitudine, per dare un senso alla loro vita. No, noi crediamo nei Vangeli perché siamo realisti. Ecco, noi dobbiamo cercare di adeguarci alla realtà. E la realtà è quella che abbiamo visto, proprio ci viene raccontata dalla Sindone, ci viene raccontata dai Vangeli.
Professor Fasol, vorrei leggerle una domanda di un'obiezione che è comparsa in chat, a quanto lei ha detto finora, sempre dallo stesso obiettore della storicità della sindone, che dice «è la pericope dell'adultera? Compare solo nei Vangeli di Giovanni dal decimo millennio in poi. Prima non c'era. Questa è una manipolazione, non è un errore». Prima di sentire la risposta vorrei chiarire a chi ci segue che cosa si tratta. La pericope dell'adultera è quanto si legge nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, nei primi versetti, il famoso episodio in cui portano questa donna a Gesù e i farisei, gli scribi interrogano dicendo la legge di Mosè impone la lapidazione, c'è cioè la famosa risposta di Gesù: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Cosa risponde lei, professore, a questa obiezione di Alessandro Anzi? Certo, l'obiezione è significativa e merita una risposta adeguata. Io ho formulato i principi generali, ecco, quelli che vengono definiti dai filologi, e cioè i testi, i manoscritti sono tutti concordanti. È vero che ci sono fondamentalmente due soli brani che possono essere oggetto di controversia, e sono proprio la pericope dell'adultera e poi anche gli ultimi versetti del capitolo conclusivo del Vangelo di Marco. Questo in questi due brani, in alcuni manoscritti antichi è vero che non si trovano, sono assenti. Succede che se in un manoscritto antico del III secolo non viene copiato un brano, questi due brani non vengono copiati, allora dopo tutti i manoscritti che dipendono da questi manoscritti antichi risentono di questa mancanza, e quindi è vero che un certo numero di manoscritti, anche di un certo valore, di una certa antichità, non riportano questi due brani. I manoscritti più antichi, che sono il Codice Vaticano, il Codice Alessandrino, riportano queste... Professor Fasolo, la interrompo perché io la sento molto metallica la voce, non so se anche chi... Si sente molto male adesso. Forse... Molto male. Facciamo una breve... No, interrompiamo un secondo, magari prova a uscire e rientrare, professore. Sì. Ah, allora... Esce e rientra, così vediamo se risolviamo la questione. Sì. Sì. Ecco, e vuoi fare la prossima domanda? L'ultima domanda, visto che ci avviamo verso la fine, professoressa. Un altro aspetto secondo me interessante: che cosa ci dice la sindone della flagellazione? È davvero come l'abbiamo vista nel film di Mel Gibson, con mille tipi di strumenti, non so, 3-4 strumenti strani, con tanti uncini, con sangue, neanche fossimo in una macelleria, è davvero così? No, Gesù spellato vivo, quasi spellato vivo. Mel Gibson ha voluto dare un significato simbolico ad alcune cose. Cioè, lui dice, per fare pubblicità al film, vedrete tutto come si è svolto veramente, eccetera. Ma in realtà lui, per esempio, quando c'è la mano col martello che batte il chiodo, no? Che crocifigge Gesù, quella mano è di Mel Gibson, perché lui dice: anche io sono peccatore. Quei 20 minuti credo che duri questa flagellazione, io non è che li ho contati, ma il film l'ho visto almeno 7-8 volte perché mi chiamavano a commentarlo. Quella lunga e terribile flagellazione ha il significato simbolico che tutti i peccati di tutta l'umanità e di tutti i tempi hanno pesato su Gesù. Quindi è un significato simbolico. Se andiamo alla realtà, è chiaro che noi la realtà non la possiamo cercare in un film, no? Mi ricordo una volta un signore disse: ma il corpo di Gesù non aveva sangue addosso, no? Quando l'hanno messo nel sepolcro. E io ho detto: ma no, non poteva essere lavato, perché era morto di morte violenta con effusione di sangue. Quel sangue andava conservato. Ma il temporale che c'è stato sul Calvario aveva lavato via tutto il sangue. Ho detto: mi scusi, quale temporale? Cerca, si è messo a cercare in tutti e quattro i Vangeli, non lo trovava, dico: guardi, non c'è il temporale. Ah, dice, l'ho visto nel film di Zeffirelli. Ho capito,
ma noi non possiamo confondere il Vangelo con un film. Allora, quella flagellazione, con tutti quegli uncini che scarnificano, sarebbe stata mortale. Quindi non era quello lo scopo della flagellazione. Quindi il film ha un significato simbolico, vuole commuovere, ha un impatto emotivo, però è un film. Quindi non è quella la verità storica. Mel Gibson mette il chiodo nel palmo della mano, fa portare tutta la croce, Gesù cade addirittura 7 volte, la corona a cerchio, e tutta la vecchia Via Crucis, perché a lui è piaciuto così, è un film, è un artista, è un'opera d'arte, quindi va vista in quel senso. La realtà della flagellazione è che la flagellazione come preliminare alla crocifissione poteva esserci, ma era una flagellazione ridotta, una ventina di colpi. Ecco, quando Gesù viene flagellato, non viene flagellato perché poi deve essere crocifisso, perché Pilato vuole liberarlo, dice gli darò un severo castigo e lo libererò. Quindi lui dice io non trovo colpe in lui, sembra quasi che Pilato sia irragionevole, dice scusa ma se non trovi colpe perché lo fai flagellare? Per trovare un compromesso, una via di mezzo, la folla lo voleva morto, lui lo voleva libero, dice va bene, gli do un castigo e così gli basterà, sperava lui. No, poi Lecce Homo, abbiamo visto, non funziona, lui si spaventa, lo minacciano, e lui non sei amico di Cesare perché questo ha detto di essere re, se tu non lo elimini allora noi non abbiamo altro re che Cesare, pensa un po' quanto erano sinceri a dire oh, non abbiamo altro re che Cesare. La gente diventa anche comica, tragicomica, quando deve ottenere qualcosa, non guarda in faccia a quello che si inventa. Ecco, allora la flagellazione di Gesù è stata una flagellazione staccata, per non preludio della crocifissione, quindi una flagellazione non mortale, ma una vera e propria flagellazione, non quei colpi così che si davano a chi camminava anche lungo la strada perché doveva essere crocifisso. La sindone che ci fa vedere? Ci fa vedere 120 colpi, una flagellazione abbondantissima, e poi viene anche crocifisso. E questa è un'altra cosa unica che riguarda Gesù. Solo Gesù ha avuto la doppia condanna, non aveva senso avere questa doppia condanna. Ecco, quindi la flagellazione è un altro elemento prezioso di autenticità della sindone. Sì. Professor Casol, non so se adesso vogliamo provare a continuare un po' il discorso di prima. Sì, forse sì, ecco, adesso mi sentite meglio? Va bene, apparentemente sì, ecco, va bene. Molto bene. Ecco, allora stavo dicendo che è vero che appunto in alcuni manoscritti antichi, anche autorevoli, non si ritrova il brano dell'adultera e anche gli ultimi versetti del capitolo 16, del capitolo conclusivo del Vangelo di Marco. Però questo è dovuto al fatto che appunto alcuni amanuensi probabilmente non hanno o non avevano a disposizione il testo completo e allora non l'hanno riportato, e questo ha avuto una ripercussione anche in ulteriori manoscritti. Però questo non intacca quello che ho detto prima, cioè non c'è nessuna diciamo variante che intacchi la sostanza dei contenuti, cioè i contenuti fondamentali della nostra fede, è vero, i contenuti dei Vangeli, per il resto sono tutti perfettamente presenti, è vero, e quindi i manoscritti sono certamente concordanti. Possiamo prendere come punto di riferimento il testo, qui è vero, il Novum Testamentum Grece, che è stato curato da Nestle Aland, studiosi uno tedesco e l'altro inglese, certo. È la 28ª edizione e è stato stampato sulla base dei 15.000 manoscritti. Ecco, e questo rappresenta il testo standard che è stato concordato da una commissione che ha lavorato per 15 anni di una decina di filologi
provenienti da tutto il mondo. Noi in Italia avevamo Carlo Maria Martini, cardinale e grande studioso di ebraico e di greco, Kurt Aland ha scoperto addirittura qualcosa come 1000 manoscritti nei suoi viaggi. Ecco, Nestle era una dinastia addirittura di filologi, e loro hanno potuto elaborare il testo standard e vedete in si può notare il testo greco nella pagina centrale e alcune note dove ci sono le varianti, ecco le varianti che ci sono nei manoscritti. Quindi è vero che ci sono delle variazioni, appunto magari saltano una parola, omoteleuto, due parole finiscono nello stesso modo. Allora un amanuense può, magari stanco della giornata di lavoro, può saltare una parola, oppure itacismo, capiscono la e come una, la i come una e, Christos al posto di Christos, ecco. Oppure possono variare, ad esempio, cambiare la D con la T, perché tante volte scrivevano sotto dettatura, e allora la delta viene confusa con la tau. Ecco, e questo sono degli errori che però non intaccano mai la sostanza. Ecco, quindi dobbiamo sempre... siamo garantiti dai massimi studiosi che hanno utilizzato il lavoro di 5 secoli, perché la prima edizione del testo greco è stata fatta da Erasmo da Rotterdam nel 1520 circa, e poi c'è stata tutta una serie di studiosi che hanno scoperto sempre più manoscritti. Erasmo da Rotterdam aveva a disposizione solo poche decine di manoscritti, e invece successivamente collegando e raccogliendo tutti questi manoscritti si è arrivati proprio al testo standard, di cui siamo ragionevolmente sicuri. Volevo chiedere una cosa al professor Fasol, se ho capito bene, per vedere se ho capito bene, quindi questo episodio dell'adultera in alcuni manoscritti antichi non c'è, ma in altri c'è. Certamente, sì, è presente nei manoscritti maggiori più importanti. Allora noi dobbiamo tener conto che abbiamo i manoscritti più antichi, non sono completi, cioè non riportano tutto il Nuovo Testamento, sono del primo secolo. Alcuni, probabilmente il 7Q5, però è solo un frammento. Nel secondo secolo abbiamo già il Bodmer II, contiene tutto il Vangelo di Giovanni, il Bodmer 14 contiene anche il Vangelo di Luca, però per manoscritti completi dobbiamo arrivare all'epoca costantiniana, perché i cristiani sono stati perseguitati, dovevano consegnare i manoscritti che venivano bruciati. Allora molti di questi sono andati distrutti. E invece i manoscritti maggiori sono il Codice Vaticano, il Codice Sinaitico e il Codice Alessandrino. E questi contengono tutto il Nuovo Testamento. E sono dell'epoca costantiniana. Ecco, e questi contengono proprio il testo completo. Invece, andando verso il V-VI secolo, lì ci sono appunto alcuni manoscritti che non riportano questo brano. Io vorrei rivedere un attimo, se possibile, quell'obiezione di questo Alessandro Anzi, perché se non ho letto male, lui diceva che l'episodio dell'adultera era stato inserito nel decimo millennio. Il decimo millennio, ma non ho capito, 10.000 anni, cioè l'hanno messo nel decimo millennio, ma suo signore deve stare un po' attento a quello che dice, secondo me. Dice decimo millennio, allora mi ricordavo bene, il decimo millennio. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, dai. Adesso invece vorrei fare un'ultima domanda telegrafica, perché ormai siamo già oltre l'orario,
e che è sul tema principale poi di questa settimana che stiamo per vivere, alla luce dei Vangeli, come li conosciamo anche da un punto di vista scientifico, e alla luce della Sacra Sindone, così come la conosciamo scientificamente, e voi avete visto anche la comunione fra i due documenti. Possiamo dire da un punto di vista laico, lasciamo perdere la fede, per fede crediamo nella resurrezione di Cristo, ma da un punto di vista laico, con i documenti che abbiamo, che la resurrezione è stato un evento storico oppure no? Domanda prima a Marco e poi in conclusione a Emanuele Marinelli. È una questione delicata e difficile. Diciamo che dal punto di vista storico noi possiamo dire che deve essere accaduto qualcosa di straordinario e che i discepoli, ecco, i discepoli devono aver visto il risorto, il Gesù Cristo risorto. Questo è un dato fenomenico, un dato storico. Dopo è vero che il risorto è soprannaturale, ecco, e quindi è difficile dare, diciamo, una prova sperimentale di qualcosa che è soprannaturale. Io direi che comunque da un punto di vista laico, appunto oggettivo, dobbiamo dire che i discepoli devono aver avuto l'esperienza straordinaria dell'incontro con Gesù Cristo risorto. La loro esperienza, secondo me, non è contestabile. Ecco, dopo ci sono quelli che sostengono, ad esempio, l'allucinazione, no? L'allucinazione, però l'allucinazione, non abbiamo nessun caso clinico di allucinazione collettiva. L'allucinazione è sempre qualcosa di individuale. E quindi, mentre San Paolo, ad esempio, dice nella prima lettera ai Corinzi che è apparso in una sola volta 500 persone, è apparso agli apostoli, quindi sono apparizioni collettive. Professoressa Marinelli, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, dal lato della sindone noi abbiamo una realtà concreta. La sindone è un oggetto e non si sfugge a questo. Quindi chiunque, credente o non credente, deve ammettere che c'è questo oggetto. Questo oggetto ha tutte le carte in regola per essere autentico, l'abbiamo visto. Non c'è nessun ostacolo all'autenticità. L'unico era il carbonio 14, è stato eliminato. Quindi qui abbiamo un cadavere, ripeto, che è stato poche ore, questo è documentato, cioè è stato fatto un confronto fra il grado di ridiscioglimento delle sue croste a contatto con il lenzuolo umido e quello che si ha nel corso delle ore. Con un'ora non si scioglie abbastanza la crosta, con 100 ore si scioglierebbe troppo. Il grado di ridiscioglimento di quei coaguli ematici ci fa pensare a un tempo di 36-40 ore a fronte di esperimenti, che è proprio il tempo in cui Gesù è nel sepolcro, dal tramonto del venerdì all'alba del giorno dopo il sabato. Dopo che si è decalcato il sangue, attenzione, perché sotto il sangue i fili sono bianchi, non hanno l'ingiallimento, quindi figuriamoci il falsario che prima fa l'immagine e poi ci aggiunge l'ocra per fare il sangue, fantasie. Dopo che si è decalcato il sangue, si forma un'immagine anche dove il lenzuolo non tocca. Sul fondo degli occhi abbiamo l'immagine. È un'immagine come una proiezione ortogonale del corpo sul lenzuolo, non ha deformazioni laterali. E guardate i rapporti Enea, se parliamo di fisici dell'Enea di Frascati, che ci dicono che loro hanno ottenuto questo ingiallimento con un potente laser, con una potente radiazione ultravioletta. Bene, a questo punto è chiaro, nessuno è obbligato a credere alla resurrezione, ma una spiegazione se la deve dare, no? Qualcuno invoca, dice, ma noi oggi non spieghiamo, poi in futuro si spiegherà, ma qui non stiamo davanti a niente di complicato, è un povero pezzo di stoffa, un semplice pezzo di stoffa, fra l'altro bruciacchiato, martoriato, e anche questo mi fa pensare a Gesù. Non è la maschera d'oro d'Agamennone. Gesù usa i mezzi semplici e fragili. E questo telo che ha sfidato la storia, oggi, con i mezzi di oggi, già ci dice che non c'è altra spiegazione che quella. Allora cosa si vuole aspettare dal futuro? Se uno vuole dire io non ci voglio credere
Io avevo una collega di scuola che diceva: io non ci credo perché non ci credo. E io gli dissi: non mi pare una ragione scientifica. Certo. Allora, ci avviamo verso la conclusione. Grazie professoressa Marinelli, grazie professor Fasol per questa interessantissima e attesissima, tra l'altro, diretta per parlare ancora una volta della sindone. Concludo leggendo un commento e mi permetto di dare una breve risposta. Daniele De Prosperis scrive: se la resurrezione fosse un evento storico, allora la fede non avrebbe alcun senso. A questo punto bisognerebbe scegliere o la fede o l'autenticità della sindone. Con tutto mi permetto, caro Daniele, di dire che questo commento in realtà non ha molto senso, perché dicevano i padri fides querens intellectum, la fede chiede il sostegno anche dell'intelletto. Le due cose non si escludono assolutamente a vicenda. Tra l'altro, la fede, da teologia cattolica, la definizione di fede è l'adesione dell'intelletto alle verità rivelate. Quindi è qualcosa che ha a che fare con l'intelletto, non è qualcosa che ha a che fare con il sentimento, con le emozioni. E come dice San Paolo, se il Signore non è risorto dai morti, vana è la nostra fede. Io mi raccomando di consigliarmi, mi raccomando di vi consiglio, scusate, sono stanco anch'io a quest'ora, vi consiglio di acquistare il libro della professoressa Marinelli e del professor Fasol, Luce dal sepolcro, indagine sull'autenticità della sindone e dei Vangeli, e anche vi consiglio questo libro, sempre del professor Fasol, I Vangeli di Giuda, le verità nascoste degli apocrifi. Trovate entrambi i libri qui taggati sotto il video, nella descrizione del video, ovviamente sul nostro sito www.fedecultura.com. Vi ricordo che il modo più concreto per sostenere il nostro apostolato è quello di acquistare i libri direttamente dalla nostra libreria online e non dai grandi centri di distribuzione. Non facciamo nome, potete immaginare. Vi ricordo anche che sul nostro sito potete trovare una sezione dedicata all'oggettistica religiosa, trovate rosari, portarosari, santini. Visto che siamo in Settimana Santa, vi permetto di raccomandarvi questo, che è il mio preferito, che uso e che, come visto, come abbiamo parlato anche della sindone, è questa bellissima raffigurazione dell'Ecce Homo. E sul nostro sito trovate anche una pagina dedicata alle donazioni, trovate il pulsante per impostare anche una donazione mensile. Vi ricordo anche che potete approfittare dell'abbonamento Prime, che vi garantirà 12 mesi di spedizione gratuita su tutti gli ordini. E vi ricordo brevemente anche i prossimi eventi del nostro calendario editoriale qui sul canale YouTube di Fede e Cultura. Lunedì prossimo, lunedì di Pasqua, ci sarà manderemo in onda l'intervista che abbiamo fatto insieme a George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II. Un'interessante intervista dove parliamo sia del pontificato presente di Papa Francesco, ma anche di quali saranno le sfide del prossimo Papa. George Weigel, tra l'altro, ha scritto un libro, The Next Pope, che noi di Fede e Cultura abbiamo tradotto e pubblicato proprio con il titolo Il prossimo Papa. E non perdetevi poi l'intervista esclusiva del prossimo 2 aprile con il cardinale Raymond Leo Burke. Un'intervista esclusiva, vi chiediamo di fare passaparola tramite i social, vogliamo essere veramente numerosi, sarà un evento veramente importante. Grazie ancora professoressa Marinelli, grazie professor Fasol, grazie professor Zenone e grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.